Salve ragazzi, un saluto a tutti da parte dell'intero staff di Vaghitaly. Oggi siamo dentro un Q3 del 2019. La motorizzazione non ci interessa perché quello che andiamo a vedere riguarda prettamente Audi Smartphone Interface, che in questo esemplare di Q3 non è presente, come vedete. Tra l'altro andiamo a vedere che abbiamo anche la porta che non è compatibile, quindi non sarebbe neanche possibile attivare Apple CarPlay e Android Auto. Manca proprio la mattonellina Phone App, che chi ha il sistema sa precisamente che si trova qua. Adesso noi andremo a fare una magia e ci rivediamo fra un pochino, insomma, al tempo della lavorazione. A dopo. Eccoci di nuovo ragazzi, dopo il lavoro eseguito su questa bellissima Q3, e come potete vedere abbiamo la presenza dell'applicazione Phone App che ci darà Audi Smartphone Interface. La porta è sempre quella di solo ricarica, ma abbiamo attivato Apple CarPlay e adesso lo andiamo a provare in diretta. Eccolo qua ragazzi, telefonino iPhone, Apple CarPlay, nessun cavo. La nostra magia è riuscita. Quindi ragazzi, anche se non avete questa bellissima porta, che non è quella compatibile, quindi se avete questo simbolino significa che avete porta solo ricarica, ma non vi preoccupate perché avete un telefonino Apple, un iPhone, e possiamo attivare Apple CarPlay in modalità wireless. Come potete vedere, l'attivazione è stata eseguita in modo perfetto. Vi faccio anche una panoramica di questa bellissima Q3. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete tanti like. Se avete un Q3 o una radio come questa, vi faccio vedere anche il tipo di radio. Se avete questo tipo di radio, è un MMI Plus, è possibile attivare questa funzione anche, vi ripeto, se non avete la porta compatibile. Eccoci qua, Apple CarPlay in modalità wireless. Ragazzi, se vi è piaciuto il video date like, mi raccomando iscrivetevi al canale, e un saluto a tutti da parte dell'intero staff di Vaghitaly. Salve a tutti!